Ecco, questo è il volto un po' preoccupato di chi già sognava la Transalpina, ma deve fare i conti con un cielo plumbeo che non promette nulla di buono. Pensavo questo tra me e me, sulla statale che mi avrebbe dovuto far inerpicare sui Carpazi. Ma a volte una botta di sincerità e realismo con se stessi, per quanto fastidiosa, è necessaria. Così immaginare di andarmene a 2000 metri con rischio neve e pioggia gelida, beh, non sembrava una buona mossa. Le previsioni per il giorno dopo sarebbero state migliori. Io onestamente non avevo fretta né tabelle di marcia e a breve sulla strada avrei anche incrociato la storica cittadina di Alba Iulia, dove avrei potuto temporaneamente assopire e distrarre i miei sogni di gloria. Così non mi resta che godermi la pioggia che, con una ritmica commovente, mi inumidisce le ossa e osservare le code di camion e auto sull'altra corsia. Sì, se c'è una cosa che caratterizza la Romania sono le code infinite sulle statali nazionali, fondamentalmente perché la Romania è carente di autostrade, con buona pace per la Commissione Europea che più volte l'ha richiamata a tal proposito. Ma cari politici rumeni, mi rivolgo a voi, ma sapete che giro di tangenti potreste imbastire nella costruzione di infrastrutture? Ma non mi hanno insegnato proprio niente quegli italiani. Va da sé che l'eccessivo traffico su statali inappropriate porta ad uno dei più alti tassi europei per incidenti stradali. Poi il fatto che la Romania sia al terzo posto nella classifica mondiale per consumo di birra pro capite dietro alle imbattibili Repubblica Ceca e Austria, beh, magari non aiuta. Ad ogni modo, guardando le targhe di chi è in fila, mi accorgo che moltissime sono straniere, molte italiane, o meglio, sono di coloro che d'estate tornano in madrepatria. Difatti, dopo il 2007, con l'entrata in Europa, vi è stata una diaspora di rumeni in cerca di fortuna, soprattutto verso quei paesi con idioma e cultura più simili, ovvero Spagna e Italia. PS, l'Italia è il terzo paese al mondo per numero di individui che parla rumeno, dopo Romania e Moldavia. Tutte queste analogie, unite alla passione dei rumeni per i macchinoni, preferibilmente made in Germany, che poi quella dei macchinoni grossi credo sia una fase di transizione che ogni popolo debba attraversare, almeno nelle fasi iniziali di entusiasmo e di esuberanza. Ecco, dicevo, tutte queste analogie mi ricordano molto l'Albania, a voi no? E nel frattempo di tutti questi pensamenti piovosi sui massimi sistemi, arrivo nella bella cittadina di Alba Iulia. Che bel nome per una cittadina, Alba Iulia. Ok, onesto, la mia voglia di visitarla tra il poco sbatti e la pioggia rasenta numeri negativi, però è bellina davvero, ha una storia molto antica. Sì, ovvio che anche i romani siano passati da queste parti, come suggerisce il gladiatore messo a guardia della mia Vespa e dei resti di templi, terme, mosaici e anfiteatri alle sue spalle. La cittadella di Alba Iulia, costruita nel XVIII secolo secondo il progetto dell'architetto militare italiano Giovanni Morando Visconti, è la più grande del suo genere nell'Europa sudorientale, ed è proprio guardandola dall'alto che dà il suo meglio. Con fossati e bastioni si può ammirare infatti la cinta muraria, lunga 12 km e composta da mattoni e pietre provenienti dal sito romano, che è una bellissima forma a stella e fu costruita dagli Asburgo per proteggersi dall'offensiva dell'impero ottomano. E se vi interessa l'articolo, ricordatevi che potete visitare Palmanova o Lucca, ad esempio. Comunque, anche dal basso, diciamo che Alba Iulia non sfigura affatto con le sue sei porte monumentali barocche, le cattedrali cattolica e ortodossa e, a mio personale giudizio, anche le sue statue. Poi ancora un po' di chilometri, giusto perché disfare la tenda e caricare i bagagli per fare tappe sotto i 100 km mi spingerebbe verso il Lambrusco e io non voglio diventare un alcolista, per andare a finire a fare una sosta pranzo riparato sotto la pensilina di una stazione di servizio. Ed è qui che c'è stato l'incontro che ha cambiato un po' le carte in tavola, dando il via a tutto questo. Lui è Ghita, e se oggi mi sono finalmente convinto a spremere le meningi per raccontare con video il mio Grand Tour, è proprio merito suo, signori. Ghita è cresciuto in Italia, dove è rimasto per quasi 10 anni. Tornato in Romania, si è messo a fare video dei matrimoni e poi ha iniziato a condividerli su YouTube. Piano piano gli iscritti al suo canale hanno raggiunto cifre davvero ragguardevoli e, sicuro del fatto suo, mi ha convinto a fare lo stesso con il mio viaggio. Sia mai che, ok, non dico diventare ricco, ma almeno farmi pagare la benzina ogni tanto dal signor YouTube, perché no? Se dove vai a guardare qua quanto si guadagna, che e te, io dico che vale la pena farlo in italiano. La chiamando su cugino perché mi vuole offrire una camera da te. Vai, che vieni, ciao. Libero. Grazie Ghita, grazie anche per la cameretta d'albergo che mi hai offerto. E se sarà mai, il primo euro che mi passerà Mister YouTube sarà per te, come promesso.
E finalmente arrivò il grande giorno. Il sole splendeva nel cielo e le montagne all'orizzonte sembravano sgombre da nubi. Io, come nelle migliori occasioni, prima di caricare i bagagli vado a far bella la Vespa. Ditemi se questo non è amore. Sebes, dove ho dormito, è davvero l'ultima cittadina prima dell'inizio della Transalpina, ovvero dei 148 km della statale 67C. Difatti, attraverso giusto solo qualche raro abitato dalle caratteristiche casette color pastello, per ritrovarmi quasi subito in mezzo alle pendici boscose. L'aria è frizzante ma in via di riscaldamento, lo spirito è invece già altissimo, tanto che alla prima visaglia di Transalpina, dove scorgo ad un incrocio dei cartelli ricoperti da adesivi, mi fermo subito per la più classica delle foto ricordo, con immancabile siparietto Vespa Campanaccio Acchiappa Umarelli. Vespa! Vespa! E direi che più o meno da questa diga, che forma il laghetto di Oasha, inizia la parte più wild della 67C. Lento ma inesorabile inizio la risalita, fino a che all'orizzonte, forse complice l'unico pezzettino non asfaltato di strada, scorgo parcheggiati gli strani mezzi. Avvicinandomi lentamente capisco che sono dei colleghi a tutti gli effetti, amanti anche loro di cose vecchie che si muovono. Con quale maleducazione dovrei non fermarmi per farmi due chiacchiere? I am here with my Czech friends from Czech Republic, from Praga, from Brno, from where? Hradec Králová. Something like from many places. Many places around the world. And they are going to Bulgaria with their Java, of course. They have a Java, they are from Czech Republic. And it's 50cc. It's amazing stuff. Wait a minute. So, my friend, tell me, why are you going around with Java? 50cc. So, we are going because it's our childhood motorbike. Uh-huh. We love it, and when we travel by Java, we can enjoy the trip much more than on fast bike. How fast is it, more or less? It's about 45, 50, maximum 60 kilometers per hour. 60 kilometers per hour, two stroke. How many kilometers with 1 liter? I have, for example, 3 liters per 100 kilometers. Wow. It's a good one. Yeah. And at the moment, no problems? No problems. Wow. It goes perfect. Wow. 2,000 meters high? Yes, 2,000 meters. Wow, compliment. We were afraid of this hill, but we go where it is. No, without problem. Sono sempre estasiato da questo genere di incontri che mischiano mezzi strani con viaggio d'avventura. Che ci devo fare? Sono un vespista semplice. E mentre li vedo allontanarsi, mi dispiace solo aver avuto direzioni contrarie. Non mi sarebbe dispiaciuto fare un po' di strada con chi condivide il nocciolo delle mie lente passioni, ma tempo al tempo, che il destino mi sarebbe stato presto provvidenziale. Ma andiamo con ordine. Prima di riprendere la marcia, mi fermo ad uno dei tanti venditori di frutti di bosco lungo la Transalpina e a suon di lamponi e mirtilli mi gusto la mia colazione. E non so perché, ma in quel periodo tutti avevano piacere di offrirmi quello che potevano. Ok, thank you, my friend. Nice to meet you, my friend. This is my gift for you. Really? Wow. Yeah, God bless you. Thank you, my friend. Thank you. All the best. Have a nice trip. Che sia un'abitazione, un campeggio, un pranzo, una pizza, stanzetti di hotel o dei semplici mirtilli. Ok, la Vespa ha sempre attirato le simpatie di chiunque.
Io da par mia cerco di non deludere e vuoi soprattutto il buon umore delle giornate estive, che a me in quel periodo girava tutto incredibilmente bene, inclusa la stessa Vespa che piano piano si infilava sempre più nei boschi, risalendo altitudini con paesaggi sempre più spogli e avari di vegetazione. Nel frattempo di raggiungere la vetta, lasciate che vi dia giusto due informazioni in merito a questa strada incredibile. Innanzitutto il nome Transalpina, un nome latino che significa il paese al di là delle montagne, forse proprio perché qui, durante le loro guerre con i Daci, le legioni romane costruirono un primo tracciato. Di certo è che questa strada, conosciuta poi con il nome di Poteca Dracului, il sentiero del diavolo, diventò presto un sentiero di montagna usato dai pastori, che ancora oggi, se avete un po' di fortuna, potete ammirare dai margini della strada. Si dovette attendere solo il 1939 per avere una vera e propria strada percorribile, inaugurata dal re Carol II. Per tale motivo la strada iniziò ad essere più conosciuta con il nome della strada del re, a discapito del vecchio sentiero del diavolo, anche perché ormai non si trattava più di un sentiero. Durante la seconda guerra mondiale i tedeschi poi la usarono per scopi militari e, finita la guerra, sotto il comunismo, la strada fu lasciata a se stessa. Per 70 anni non è stata praticamente sottoposta ad alcuna manutenzione. Così potete immaginare bene quanto non sia stato facile rimetterla in sesto tra il 2008 e il 2009 per poter riaprire al grande pubblico e trasformarla in una delle attrazioni della Romania, che attira migliaia di motociclisti da tutta Europa. Nota a margine: per ristrutturare i 148 km di Transalpina, il governo rumeno ha speso qualcosa come 385 milioni di euro, 2,6 milioni a chilometro. Onestamente, considerando anche che la strada rimane chiusa per 6-7 mesi all'anno, niente giustifica una spesa del genere, soprattutto perché in Romania esiste già una strada alternativa, usata dal traffico normale durante tutto l'anno. Ve la faccio breve. È stato provato l'uso di tangenti e corruzione dell'allora primo ministro, nonché del ministro dei trasporti e di tanti altri. Ora vi riconosco, ragazzi, e ci voleva tanto. Ah, guardate questi numeri di telefono scritti sugli guardrail, con tanto di scritta Tractari Auto. Sono una costante, credo siano per le auto che rimangono in panne. Dopotutto ricordatevi che è una strada spesso bella pendente e con condizioni atmosferiche a volte anche estreme. Cioè, non è una strada semplicissima, forse che per questo vige il limite di velocità di 30 km orari, ma solo io con qualche ciclista in vero l'abbiamo rispettato, in salita. E qui, signori, più o meno siamo in vetta, ai 2145 metri dell'Urdele Pass, punto più alto della Transalpina.
E mentre lascio la Transalpina alle mie spalle, scendendo lentamente in direzione Transfaragarasan, che comunque avrei affrontato l'indomani, ammetto tra me e me che dopo tutto ne è valsa la pena. E che non amo affrontare i passi di montagna, se davvero non ce n'è bisogno. Diciamo che è un modo per preservare, almeno un po', il motore della mia Vespa, per di più bella carica. Ma la Transalpina ne è valsa la pena. Ora non so se è davvero la strada di montagna più bella d'Europa. Di certo, i suoi 148 km lasciano un bellissimo ricordo, perché sono parecchio scenografici, proprio come questo pozzo piantato nel nulla. E qualche chilometro dopo, vicino ad un altro pozzo di un paesino, mi fermo a mangiare le mie cose, quando una vecchia signora senza denti si avvicina e mi porge le sue pere raccolte dall'albero. Sapete cosa c'è? Che non ho mai tirato sull'acqua dal pozzo in 39 anni e quindi voglio lavare le pere che mi ha regalato la signora. Vediamo di riuscirci. Poi c'è anche la sicura al pozzo per tirare giù di più. E mentre scopro come funziona un pozzo e il piacere di usarlo, mi accorgo come io sia ormai di una generazione differente da questo genere di strumenti, così vitali e quotidiani per coloro che piano piano invecchiano silenziosamente in disparte, lasciando il posto al futuro. Quante volte quella vecchietta avrà usato questo pozzo per bere, per cucinare o lavare i panni a mano? È evidente che io e lei apparteniamo a due generazioni differenti, che hanno strumenti differenti. Il pozzo che sto usando fa parte della sua epoca, esattamente come il cellulare con cui io filmo e che lei guarda incuriosita fa parte della mia. Ma questo non ci vieta di avere dei punti di contatto, pur non parlando nemmeno la stessa lingua. Per comprendersi ci sono tanti mondi alternativi, come ad esempio i sentimenti, che per esperienza so essere abbastanza internazionali, e ce li si può scambiare facendosi del bene l'un con l'altro. Esattamente come io ricambio le sue pere con la frutta secca che ho sempre con me. Lei apprezza, e lasciate che vi dica che quando me ne sono andato, lei era seduta su una panca di fianco alla sua casa, da sola, in disparte e silenziosa, osservando le macchine passare. Mi ha visto e sebbene le sia costato un po' di fatica, si è alzata in piedi e si è fatta il segno della croce, la sua benedizione per me. Ecco, persone di un'epoca passata, senza elettronica, ma di sostanza e sentimento, come può essere una vecchia Vespa di 50 anni rispetto ad una moto moderna. Ed io amo questo, amo la sostanza e sentimenti, anche a discapito della comodità, della velocità. E per quanto questo paragone possa sembrare abbastanza audace, vi assicuro che non lo è. E quella vecchietta è stata un momento di verità, senza filtri, sentimenti veri e semplici, ed io viaggio proprio in cerca dei momenti di verità. E poi via, tra mucche che attraversano la strada che sembra di essere in India, foreste di alberi con tronchi colorati, ma amici rumeni, tutto bene in Transilvania? E case capovolte, oddio, all'appello manca solo uno che mi succhia il sangue dal collo e il poker è servito. E tanti, 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 tanti pozzi lungo la provinciale. Volete dire che dopo i ponti potrei iniziare ad amare i pozzi? I pozzi stanno alla Romania tanto quanto Dracula o la Transalpina. I pozzi sono la Romania, amici miei, e sarà stato merito della vecchietta di poc'anzi che a me iniziano pure a piacere. Il fatto è che fino a pochi decenni fa la gran parte della Romania, soprattutto quella rurale, era priva di un acquedotto e una fognatura. Così i pozzi sono rimasti un po' dappertutto e per quanto mi riguarda penso che per una nazione il più basilare e apprezzabile segno di civiltà è mettere a disposizione per la comunità e per i viandanti dell'acqua potabile, che sia un pozzo o che sia una fontanella. Veramente non sapete quanto i viandanti come me, che hanno bisogno di lavarsi e lavare per strada le proprie cose, la disponibilità di acqua pubblica sia fondamentale, ma ve ne parlerò. E concluderei questo video con gli scorci finali di quella lunga giornata, di una Transilvania rurale e poetica, con un riflesso un po' decadente e forse per questo ancora più affascinante. Case di legno sempre più abbandonate a se stesse, perché i vecchi sono sempre meno, i giovani vanno in città o in altre nazioni. Rimangono solo queste case e questi scorci, con le grosse croci di legno agli angoli delle stradine di polvere che si perdono chissà tra quale casolare e gli altarini che sembrano quasi un confessionale. Mi sto innamorando della Romania?
E se avete piacere di aiutarmi in questo giro per il mondo, vi ricordo che potete visitare il mio sito vespanda.com, dove potete comprare uno dei miei libri o una delle mie magliette o gadget vari, o fare una donazione. E non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale YouTube attivando la campanellina per essere sempre informati sull'uscita dei miei video. E sempre vi voglio